Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi vi voglio raccontare una storia un po' misteriosa che fa sempre parte del mondo dei sogni. Sapete che sto mettendo un pochino di video dedicati a questo argomento e volevo raccontarvi anche questa storia perché è un po' particolare, un po' misteriosa. Oggi sicuramente sappiamo che i sogni in parte sono influenzati dalle nostre esperienze personali, però è vero che esistono anche dei sogni ricorrenti e comuni a più persone. Quindi ci sono i classici temi come la caduta, sognare di volare, di precipitare, che vengono condivisi comunque da parte della collettività. Però su questo non mi soffermo perché ne avevo già parlato nel mio video dedicato agli incubi ricorrenti. Quindi vi rimando magari a quel video, ve lo lascio da qualche parte. Oggi invece mi volevo soffermare su un sogno ricorrente comune a tantissime persone che ha davvero qualcosa di incredibile e di misterioso. Da quasi 14 anni ci sono delle persone che affermano di aver sognato un uomo e ne descrivono i tratti somatici. È un uomo con i capelli corti, labbra sottili, ciglia folte e sorriso appena accennato. Quest'uomo appare in sogno a molte persone dal 2006. Tutto inizia a New York. Una persona va dal suo terapeuta e descrive un sogno che ha fatto. Dice che c'era quest'uomo con questi tratti somatici che le dava dei consigli. Ha disegnato la figura e poi il terapeuta l'ha lasciata sulla scrivania. Sono arrivati altri pazienti e qualcuno di loro ha cominciato a osservare questa figura, quest'uomo, e ha detto al terapeuta di aver sognato esattamente la stessa persona. E questo è successo con più pazienti. Quindi il terapeuta ha cominciato a indagare un pochino su questa cosa, ha inviato questa immagine ad altri colleghi, i quali hanno mostrato la figura ai loro pazienti scoprendo che molti di loro lo avevano sognato. Quello che quest'uomo faceva nei sogni era principalmente dare consigli, osservare da lontano oppure inseguire la persona, però mai con un'aria minacciosa, sembrava quasi voler proteggere. Comunque la notizia di questo sogno si è diffusa, è arrivata in moltissime città e addirittura sono stati messi dei manifesti con la figura di quest'uomo, quindi con i suoi tratti somatici, con la scritta "Hai sognato quest'uomo? Visita questo sito". E su questo sito in particolare c'erano riportate tutte le testimonianze di chi lo ha sognato e tutte riportavano gli stessi tratti somatici, quindi dicevano che era un uomo con quelle caratteristiche fisiche. Con quel viso. E la cosa particolare è che sembra che quest'uomo non esista nella realtà, i suoi tratti somatici non corrispondono a nessun uomo esistente realmente. Spesso ci si è chiesti se fa parte di suggestione, se sia una specie di subconscio collettivo, se tutto questo sia sovrannaturale. Sono state fatte anche delle ricerche, delle ipotesi, e poi è venuto fuori che tutto sembra riconducibile all'esperimento sociale che è stato ideato da un italiano. Questa persona voleva capire quanto le persone sono condizionabili, quanto si facciano suggestionare. Quindi ha inventato questo viso, ha cominciato a diffondere questo manifesto dicendo che era l'uomo misterioso dei sogni e si è reso conto che il fatto che molte persone sognassero veramente quest'uomo era il prodotto di un condizionamento collettivo e sociale, quindi che le persone sono altamente suggestionabili. In qualche modo il nostro cervello elabora un'immagine, elabora determinate informazioni e poi lo riproduce nel sogno. Questa è l'ipotesi della persona che ha ideato questo tipo di esperimento sociale, che se ci pensiamo bene ha qualcosa di addirittura geniale, perché comunque è stato capace di mettere in piedi una cosa di questo genere. Tuttavia ci sono persone che restano convinte che l'esperimento sociale non c'entri nulla, che sia una cosiddetta coincidenza e che in realtà quest'uomo fosse stato sognato molto prima, che le immagini cominciassero a diffondersi per le varie città. Quindi qualcosa di misterioso resta lo stesso. Fatemi sapere nei commenti se conoscevate questa storia e cosa ne pensate, quindi se secondo voi è effettivamente il condizionamento sociale che deriva da questo esperimento, oppure se qualcosa di misterioso c'è sul serio. Io come sempre vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Mettete un like al video se vi è piaciuto. Io vi mando un bacio enorme.